Buonasera. Nel 2000, a 23 anni, decido di avviare la professione di progettista grafico. Mi reco presso la Camera di Commercio di Siracusa per avviare l'attività e mi accorgo con stupore che non esiste la categoria progetto grafico, graphic design o progettista grafico. Rientro in una categoria definita altre attività di disegnatori grafici, grafica pubblicitaria e illustrazione. Questo perché non abbiamo un albo, non abbiamo una categoria professionale che solo nel 2013 si è riuscita, tramite il Ministero dello Sviluppo Economico, a svolgere attività professionale. Questo è il prologo. Tento di aprire un'attività, ma in quei tempi era difficile, complicato anche da un punto di vista economico. Quindi decido di avviare l'attività nel salotto di casa dei miei genitori. Mi munisco di una scrivania, low cost potremmo dire oggi, un computer Windows, il Mac costava troppo in quei tempi e forse ancora adesso. Una tastiera e un mouse, PS2, un ingresso che oggi non esiste più, visto che abbiamo i wireless, un monitor Triniton, tubo catodico di 10 kg, e acquisto quelle licenze di software necessarie per la progettazione, sia di grafica e soprattutto dei caratteri. I caratteri hanno una licenza. Quelli che noi vediamo nei computer, nei videoterminali, hanno una licenza che servono esattamente per pagare chi progetta quei caratteri. Ma questo aggeggio stupendo, storico, modem a 56K, prime connessioni, quindi lunghe anche solo per connettersi, e col mitico rumore di composizione telefonica che quando qualche componente della mia famiglia alzava il telefono, era sempre occupato, si staccava, era una. Per testimoniare che avevo 23 anni, questo sono io. Monitor Triniton. Tastiera monitor mouse PS2. La scrivania low cost col mitico carrellino per portare la tastiera e inizio chiaramente a progettare. In quegli anni ebbe la fortuna anche di avere una prima supplenza presso l'Istituto Statale d'Arte di Siracusa, dove avevo frequentato. Mi ero diplomato in maturità d'arte applicate, metallo e fiorificeria, e in quel momento questa supplenza di 9 ore, oggi potremmo dire mezza cattedra, mi permise di essere a contatto con docenti, curatori, autori. Il preside di quel tempo mi disse: "Ma se tu fai il grafico, ti affido un progetto grafico". Quindi iniziai a progettare il mio primo catalogo, il mio primo esperimento, soprattutto con un ente pubblico, nel 2000. Gli strumenti erano diversi, non c'era tutta la tecnologia. E la tecnologia in quel momento era raccolta in un oggetto libro, composto da segnature, sciolte, raccolte, la stampa, l'inchiostro, tutto quello che si poteva apprendere non si trovava su Wikipedia. Tutta quella conoscenza, come definita da Socrate, si trovava in quei libri e con quegli strumenti di quel tempo, il tipometro, il contafili, i campionari dei caratteri. E soprattutto la progettazione grafica avveniva diversamente, ovvero con un metodo. La progettazione di un catalogo avveniva tramite un Mirabeau, la raccolta di tutto quel materiale testuale ancora arrivava da tiro scritto. Le immagini non erano in digitale, diapositive 35 mm, foto analogiche, acquisizioni da scanner. Quindi tutto il processo
non poteva essere se non bene progettato, ma soprattutto organizzato. L'organizzazione è il cuore della nostra disciplina, quella del mestiere del grafico. Alle ore 20:30 arrivano queste cotolette alla salvia presso il mio studio salotto, perché sia io che il curatore abbiamo fame, quindi mia madre ci apparecchia nel nostro salotto di casa questa piccola cena affinché io e il curatore iniziamo a progettare e terminiamo alle 4:30 del mattino. Da lì capisco che forse il grafico non dorme, riposa, ovvero che il tempo è talmente veloce che scorre, e scorre esclusivamente perché ci piace quello che facciamo. Progettare non è un lavoro, progettare è un gioco, un mestiere di responsabilità, ma soprattutto dà qualcosa. Chi oggi decide di progettare lo deve fare sicuramente per lasciare un qualcosa. Questo è quello che esce, un catalogo. Chiaramente oggi potrei dire lo avrei fatto diversamente, ma sono passati 23 anni, ma è lì, in una libreria, in una biblioteca, è sempre presente. E in corpo 8 c'è scritto nel colophon progetto grafico Gianni Latino. Può essere un prodotto senza tempo, può essere un prodotto che sicuramente è un divulgatore culturale, in questo caso di una mostra sul Gaggini, il titolare dell'allora Istituto d'Arte di Siracusa, il fondatore. Quindi ha una testimonianza diretta. Nel 2003 riesco ad aprire lo studio, un garage, 40 metri quadri, due stanze. All'interno di queste due stanze porto sempre l'essenziale, ma quello che viene sempre con me e comincia a aumentare sono i libri, perché i libri fanno parte di quello che è la nostra prima vera professione, cioè quella di conoscere prima di progettare, comprendere prima di progettare. All'interno di questo contesto cambia la tipologia del progettista, cioè mi rivolgo al pubblico, mi rivolgo quindi al semplice cittadino che passava all'interno di questo mio basso, dove c'era scritto il mio nome, Gianni Latino, in minuscolo, era una citazione del Bauhaus, la prima scuola democratica di arte e design, chiusa nel 1933 dal nazismo, e un'altra citazione era l'asterisco, questo asterisco che si richiamava alla cultura delle cancellazioni, ai rimandi, al frontespizio, che si andava a inserire e si inserisce ancora nei libri. Quindi queste citazioni non bastavano a far capire ai passanti cosa facevo. Mi hanno scambiato per un avvocato, bussavano, mi hanno scambiato per un elettricista, per un medico, tutti mestieri che chiaramente non facevo. Ma passavano anche le donne più anziane che mediamente ogni due mesi mi chiedevano la fotocopia della bolletta dell'Enel e delle cose. E io gliela facevo. Questo perché il concetto del progettista non arriva perché tutti sanno che c'è un computer, tutti sanno che possono avere una scrivania e possono iniziare a progettare. Ma la progettazione è una ricerca. Questa ricerca che ho avviato inizialmente con dei prodotti commerciali, ma non ero contento. Sono riuscito a progettare menu di pizzerie, locali, negozi, ma mi mancava qualcosa. Cioè, ovvero mi mancava quello che sempre all'interno della mia formazione era quello di lasciare qualcosa, cioè lasciare il segno. Cercare di essere utile per la società, per il cittadino e per il fruitore. E quindi decisi di dire no a quei prodotti che io non ci credevo, a quei prodotti che pensavano che io dovevo obbedire, a quei prodotti commerciali, a quei prodotti che falsificavano e sfalsavano la società e il messaggio. Quindi
bisognava educare la committenza a quello che era il ruolo del progettista, cioè che era un mestiere tra contenuto e contenitore. La mia formazione si è basata principalmente su una frase che mi ha, e ancora oggi la porto con me, di Albert Steiner. Albert Steiner è stato un grafico partigiano che oggi è uno dei più grandi, è stato uno dei più grandi protagonisti della cultura italiana. Insieme a Vittorini nel 1945 fondarono il Politecnico. E quella, la nuova cultura, che era l'editoriale di Elio Vittorini, era la nuova grafica di Albert Steiner. Albert Steiner diceva che il grafico non è un venditore di fumo, la sua è una vera specializzazione. Ecco, queste parole mi tornavano sempre, quindi chiusi col commerciale. Mi sentivo quasi inutile verso la società, ma perché devo progettare? Mi accorsi che la progettazione per me è diventata una necessità adesso, cioè si progetta la qualsiasi cosa, anche le vacanze, anche l'andare a cena, cioè un buon progetto si basa su una buona organizzazione. Nella progettazione iniziavano a capirsi che cos'erano anche le mostre. Umberto Eco definì questo campo l'altra grafica. L'altra grafica che non guarda alle merci, al consumo, che guarda esattamente al pubblico, a progetti culturali, lavorare a favore della cultura. In quell'anno mi recai presso la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo e dissi di mi proporre come grafico e la direttrice, un'illuminata di quel tempo, nel 2003, mi disse ok, collaboriamo. E da lì iniziai a collaborare, progettai mostre di qualsiasi argomento. Iniziai a capire che cos'era esattamente il curatore, l'allestitore, il grafico, il redattore, il tipografo, gli autori, i curatori, gli architetti, tutti insieme per una sola causa, quella di progettare per il pubblico, ovvero avvicinare il fruitore, il cittadino, a quello che è un progetto culturale. Ma il cittadino è il primo a essere il nostro giudice. Quindi la progettazione deve essere chiara, semplice, immediata, senza giri di parole. Mostre in diversi luoghi della cultura, passai da Caravaggio, passai alla mostra sul Settecento, Musica Picta, e la cosa bella è vedere il proprio manifesto in giro per le strade. Parapedonali, tutto ciò che era possibile, diciamo, comunicare attraverso l'artefatto era quello, quel segnale che quel fruitore capiva che lì c'era una mostra. Uno degli eventi più interessanti che mi ha completato nella mia formazione è nel 2010, quando entro in accademia e insegno graphic design. Capisco che gli studenti erano l'altra grafica all'interno di quel contesto che mi riusciva a completare. Il loro entusiasmo diventò la mia forza e insieme iniziammo a progettare per il territorio, con centenari, celebrazioni, tutte quelle che ci permettevano di poter all'interno e far capire che cos'era il mestiere di grafico, come lo si chiamava nel 1933. Quindi il mestiere di grafico non è altro che oggi un ruolo all'interno della società portante, davvero protagonista, che permette anche di cambiare il mondo, anche attraverso un manifesto, anche attraverso un segno grafico. Perché la grafica nasce per questo, nasce per comunicare. Dove c'è grafica c'è comunicazione, dove c'è comunicazione c'è grafica. Il contesto in cui si vive con gli studenti è straordinario, non si può descrivere. Ci divertiamo, ecco, il divertimento va sostituito a quello che si chiama lavoro. Io mi alzo, o forse non dormo, in base a quando
inizio a lavorare, a progettare e quindi il tempo passa. Il tempo passa perché c'è divertimento. Vedere anche lo studente che si mette in primo piano, si spende su quello che potrebbe essere una divulgazione di una mostra, di una divulgazione di un progetto, è quello che completa. Quindi il progettista grafico non è uno spettatore, è un protagonista, direi un testimone rivoluzionario intellettuale della collettività. E all'interno della formazione culturale del grafico si fondono due saperi, il sapere della mano e il sapere del cervello, il sapere umanistico e il sapere tecnico-scientifico. Questo intreccio forma l'artigiano intellettuale, o potremmo dire il progettista organico, come Gramsci definiva gli intellettuali, a favore della cultura, a favore della città. Tutto questo è quello che si racconta quando qualcuno osserva un manifesto. Il cittadino è il primo giudice. Quindi un manifesto può esattamente comunicare, può emozionare. Come in questo caso, siamo a Bergamo, una serie di grafici nazionali e internazionali progettarono per il 70° anniversario della Carta dei diritti umani. Quindi ogni grafico propose la sua idea, il suo messaggio. Quindi il grafico o il progettista grafico può cambiare il mondo, purché abbia due costanti, il contenuto, il contenitore, con etica e responsabilità civile. Grazie.